Allora, partirei direttamente dalle parole che Bonaparte, ancora imperatore, pronuncia nel momento in cui lascia il potere e si avvia con un viaggio piuttosto accidentato all'imbarco poi verso l'isola d'Elba. Faccio capo a curiosi strumenti bibliografici, curiosi insomma, abbastanza poco frequentati ormai, ci sono tantissime altre fonti, e sono questi dizionari biografici che pullulano in una fase che incomincia, direi, con i primissimi anni della Restaurazione, va avanti fino agli anni 60 dell'Ottocento. Nella fattispecie, torneremo su questi dizionari, ma nella fattispecie io ricavo questi dati da un'opera simpatica, molto bonapartista, propiziata sostanzialmente da Napoleone III, che è lo Höfer, no? Il repertorio intitolato Nouvelle Biographie Générale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, dove però il 90% sono francesi, quindi più un po' di antichi, però insomma, sostanzialmente sono francesi. La notizia biografica su Napoleone I occupa circa 100 colonne di questo repertorio, e quella su Napoleone III, se possibile, ancora più ampia. Il capitolo quindicesimo, diviso in capitoli, di questa biografia riguarda per l'appunto il periodo dell'Elba, e si apre con la descrizione dello stato d'animo e dei passi che Napoleone compie nel momento in cui, ormai avendo abdicato e rassegnandosi ad essere trasportato all'imbarco che lo porterà poi all'Elba, dopo un momento atrabiliare di depressione decide di rivolgersi ai suoi soldati della vecchia guardia e li apostrofa con un discorso, come al solito, sopra le righe. Soldati della mia vecchia guardia, vi faccio i miei addii. Da circa 20 anni vi ho trovato costantemente sul cammino dell'onore e della gloria. Negli ultimi tempi, come anche in quelli della mia prosperità, voi non avete mai smesso di dimostrare il vostro coraggio e la vostra fedeltà. Con degli uomini di questo genere, quali voi siete, con gente come voi, la nostra causa non era perduta, n'était pas perdu, ma la guerra era interminabile, la guerra était interminabile, sarebbe diventata una guerra civile, c'eût été la guerre civile, e la Francia non poteva che diventare, che avere come conseguenza di diventare ancora più sventurata. La France non serait devenue que plus malheureuse. E allora, siccome io ho sempre sacrificato i miei interessi a quelli della patria, parto. E addio, eccetera, commozione. Napoleone, che aveva fatto visibili sforzi, questo è il commento di questo biografo, aveva fatto visibili sforzi per dominare l'emozione crescente, si strappò dal gruppo, s'arrachà du groupe, proprio li abbandona bruscamente, avendo pronunciato queste ultime parole, e si lanciò e lança dans sa voiture, e quindi comincia questo viaggio. Ora, perché mi sono soffermato un pochino su questa possibilmente autentica redazione, trascrizione delle parole da lui dette? Perché sono interessanti e degne di un commento. Aggiungo che le fonti cui attinge il biografo sono fonti di prima mano, ci sono i resoconti lasciati per iscritto dai vari personaggi inglesi, austriaci e francesi che lo scortano, nel senso che lo sequestrano perché non scappi,
e lo portano, poi lo accompagnano, avendo la sorpresa nelle prime tappe di questo viaggio attraverso la Francia di incontrare folle esultanti, per lo più di carattere militare, che dimostrano ai suoi accompagnatori quanto prestigio egli abbia ancora, quanto consenso egli abbia ancora. Da un certo momento in poi questo non accade più e a un certo punto addirittura egli è costretto a travestirsi da generale austriaco per evitare manifestazioni ostili nei suoi confronti. Questo Koller è uno di coloro che hanno lasciato questo generale austriaco i resoconti, dice il biografo, relation partiale e malveillante, quindi il cuore del biografo batte per il Bonaparte e la presumibile oggettività del resoconto che Koller fa di questo viaggio così accidentato gli sembra malveillante. Però questo ci riguarda fino a un certo punto, sintomatico la scena di quest'uomo che si traveste da generale austriaco, ci ricorda altri travestimenti di leader carismatici in fuga. Ora, perché lui dice la guerra civile? Può essere utile il comunicato ufficiale dell'abdicazione, che si può trovare in varie fonti, ma una comoda fonte per questi due anni, 1814 e 15, sono quei volumi molto ben scritti di Henri Housset, no? Che era in realtà un poligrafo, ha scritto una magnifica biografia di Alcibiade, anzi ha cominciato come storico dell'antichità e poi si è appassionato talmente da dedicare ben 4 tomi al 14, dunque i titoli esatti di questi 4 volumi meritano di essere ricordati, li avevo fotocopiati da qualche parte ma comunque li ritrovo. Il volume quindi sulla sconfitta e la prima abdicazione, poi c'è il secondo che riguarda l'Elba, la fuga dall'Elba e i 100 giorni, un volume monografico su Waterloo, un intero tomo sulla campagna di Waterloo e l'ultimo sulla seconda abdicazione, quindi è un testo torrenziale. Come dice il frontespizio dell'opera, fondato sui documenti, perché effettivamente il bravo Housset ha immolato una gran quantità di tempo a raccogliere la documentazione negli archivi nazionali. Le potenze alleate, questo è il test, l'atto di abdicazione, le potenze alleate, avendo proclamato che l'imperatore Napoleone costituiva l'unico ostacolo al ristabilimento della pace in Europa, l'imperatore Napoleone, fedele ai suoi giuramenti, dichiara di rinunciare per sé e per i suoi eredi ai due troni della Francia e dell'Italia, perché non esiste sacrificio personale, persino quello della sua vita, che egli non sia pronto a compiere nell'interesse della Francia. Allora, la frase che allude alla possibilità di continuare il conflitto, ma la volontà di rinunciarvi, è la prima. Le potenze hanno dichiarato che lui, la sua persona, è l'unico ostacolo e quindi io rimuovo questo ostacolo. La traduzione in concetto politico, diciamo, di questa formulazione è quella che lui rivolge ai suoi uomini, alla vecchia guardia, quando dice che si poteva continuare il conflitto, ma sarebbe diventata una guerra civile. Perché guerra civile? Abbiamo poco fa avuto un quadro straordinariamente efficace del meccanismo mentale di Bonaparte, la triplice distinzione tattica, strategia e politica è molto efficace per entrare nell'argomento. In realtà la questione, a mio modo di vedere, per cui viene evocato il concetto di guerra civile, è su che cosa si basa il consenso, che è indubbiamente la premessa per
la conduzione politica dell'imperatore. Il consenso è essenzialmente legato alla massa militare. Quando si entra nel tema Bonaparte, credo sia necessario porsi la domanda caratteristica dei cosiddetti capi carismatici. La coincidenza tra il loro interesse personale e un grande disegno politico nella loro mente è ovvia, è data per scontata. La spada della rivoluzione, no? Questa è la definizione che correntemente si è data e che egli stesso, quando rientra in Francia, risfodera in maniera abbastanza disinvolta e cinica, no? Quando riprende il cammino verso la Francia, si presenta, dice Houssay, come da capo il rivoluzionario giacobino. Ancora al termine della seconda avventura lui dirà: in fondo in Francia ci sono solo due cose, la rivoluzione e la controrivoluzione. Però, ecco, il decalage tra questa impostazione e la realtà è molto forte. Abbiamo ricordato poc'anzi nell'intervento precedente il ruolo da lui svolto agli ordini del direttorio per schiacciare l'assalto realista alla convenzione. Quando lui fa sparare sulla folla realista, è davvero la spada della rivoluzione, nel senso che il direttorio ha talmente logorato lo spirito rivoluzionario che i realisti rialzano la testa e lui salva la convenzione da un sicuro scacco. Però il succedersi degli atti che compie, se visti nel loro insieme, costituiscono la smentita radicale e totale delle premesse. Per cui si potrebbe dire, sintetizzando, che restaura il principio monarchico, crea una nuova nobiltà, abroga le leggi che eliminavano la schiavitù coloniale, cosa che crea una rottura sostanziale con l'entourage intellettuale gravitante intorno a lui, crea la censura sulla stampa, naturalmente, la polizia politica. Quindi l'opera di restaurazione che compie, quella che doveva essere la spada della rivoluzione, è totale. Come mai, nonostante questa operazione di ripristino di una forma un po' comica, modellata su modelli romani del principio monarchico, non ha logorato il consenso? Aggiungiamo che, nonostante le giustificazioni di vario tipo che lui porta ai conflitti e alle campagne che via via mette in atto, molte di esse sono in realtà degli azzardi pretestuosi. Non mi riferisco soltanto al blocco continentale, no? Anversa, pistola puntata contro l'Inghilterra, lui la definiva, no? Il porto di Anversa, la campagna di Russia. Non sono delle scelte obbligate, sono delle scelte che producono disastri umani, intere generazioni di soldati che vengono massacrati, centinaia di migliaia di morti di campagna in campagna. Quindi è difficile riuscire a capire la base di questo consenso. Per un verso smantella la tradizione rivoluzionaria, per l'altro punta assolutamente, decisamente sulla massa militare, e la massa militare è la sua principale vittima, che viene portata, esposta a una sequela di prove, una più massacrante dell'altra. E questo ha a che fare con un concetto che, se vogliamo, ha trovato la sua formalizzazione molto dopo di lui nella nozione di capo carismatico, no? Weberiana, e che però ci aiuta a capire quel cortocircuito che si determina e sorregge politicamente esperienze di questo tipo.
Non è un caso che abbia costantemente in testa un paragone storico gigantesco che lo accompagna e che poi prende corpo a Sant'Elena nel Précis de guerre de Jules César, cioè modello cesaristico. Capo carismatico. E Cesare e il suo interlocutore in questo libro dell'ultimo tempo della sua vita, in modo anche un po' singolare, quasi una resa dei conti reciproca fra lui e il dittatore romano, in questo presì che lui detta nottetempo, essendo insonne, il povero Marchand che scrive sotto dettatura con 10-12 matite che si logorano continuamente, e per fortuna prende nota, perché è un libro curioso. Lui non aveva una grande cultura, diversamente da Napoleone III, che invece era un erudito a modo suo, però aveva un formidabile intuito e coglie del cesarismo alcuni aspetti cruciali. Gli rimprovera di sbagliare sul piano militare, per esempio l'imbarco da Brindisi a Durazzo nell'inizio della guerra civile con Pompeo, dice Napoleone nel Précis, è un errore colossale, non avrebbe mai dovuto farlo. Anche Marx, in una lettera famosissima a Engels, in cui esprime tutta la sua ammirazione per Cesare e tutto il suo disprezzo per Pompeo, dice: la campagna nei Balcani, cioè la partenza da Brindisi con pochi uomini, era un azzardo, ma lui l'ha fatto apposta, talmente disprezzava Pompeo come figura militarmente inetta. Interessante questa ammirazione di Marx per Cesare e indirettamente per Napoleone, se pensiamo che la celebre formulazione "la seconda volta è una farsa", no? Con cui si apre il 18 Brumaio, no? di Marx, e la seconda volta è quella del principe Luigi Bonaparte, implica una considerazione molto alta del primo esperimento, che è quello appunto del nostro eroe. Cesare quindi viene trattato alla pari, no? Ha sbagliato qui, ha sbagliato lì, la campagna di Alessandria è una follia, farsi imbottigliare nel palazzo reale di Alessandria per mesi e mesi, che è vero fino a un certo punto, perché in realtà la campagna di Alessandria è un azzardo, però è anche un colpo di genio, in quanto nessuno poteva prevedere che il re d'Egitto avesse l'intenzione di decapitare Pompeo. L'Egitto era una base formidabile per una riscossa pompeiana, quindi l'idea di piantare tutto e correre a inseguire Pompeo in Egitto era strategicamente quella giusta. Poi lo sviluppo è stato imprevedibile e la soluzione è stata trovata da Cesare con le risorse disponibili. Quindi, lungi dall'essere questo errore colossale che Napoleone gli rimprovera, è invece una operazione che si inquadra molto bene nella sintesi fra politica e strategia militare che è nella testa di Cesare. Dove invece precorre, addirittura intuisce molto oltre il tempo suo, apprezzando Cesare, nella gestione, lui dice, della clemenza. Gli rimproverano il fatto di avere graziato i suoi nemici, la nobiltà romana, l'aristocrazia romana, gli si è messa in ginocchio davanti dopo la sconfitta, è stata largamente perdonata di questa scelta ostile e poi ha congiurato per ammazzarlo. E lui dice: ma in realtà è una scelta giusta quella, perché le aristocrazie si riformano, sono fisiologiche in qualunque contesto, in qualunque epoca storica, in qualunque ambiente. Le aristocrazie travolte dalla rivoluzione nascono le aristocrazie borghesi. Le aristocrazie borghesi travolte dalle classi, il quarto stato, si crea un'aristocrazia dentro la realtà operaia. Quindi l'aristocrazia è un prodotto storico ineliminabile. È in nuce
la teoria elitista, cioè il fatto che i teorici dell'elitismo sostengono a spada tratta che le minoranze organizzate sono irresistibili e che quindi al di là di qualunque forma esteriore di organizzazione politica, democratica o d'altro genere, rappresentativa, eccetera, le aristocrazie sono il soggetto decisivo. E quindi lui dice che Cesare ha fatto la mossa giusta nel momento in cui ha accettato di recuperarle. Poi l'errore magari è di avere congedato la scorta per cui l'hanno ammazzato in Senato sotto la statua di Pompeo. Il richiamo cesaristico è dunque una costante, tant'è vero che il principe Luigi Bonaparte, che ha una sua propria autonomia intellettuale, pensiamo ai suoi scritti sulla questione sociale, no? Che sono piuttosto notevoli, proposte anche audaci sul piano del incontro tra le classi, in antitesi all'idea del conflitto tra le classi, no? Sono scritti che Luigi Bonaparte ha pubblicato ancora durante l'esilio inglese e poi ha diffuso in Francia quando rientra con la rivoluzione del 48 e va a sedersi nei banchi della montagna, no? Il principe Luigi Bonaparte, prima di diventare appunto il principe presidente. E scrive l'Histoire de Jules César, che è incompiuta, arriva quasi alle soglie della trattazione principale, perché comincia dalla fondazione di Roma, questo colossale, e si è fatto aiutare da altri esperti nella scrittura, anche da vari generali, i quali lo hanno illuminato su problemi militari. Insomma, è un'opera che ancora oggi si consulta con utilità, questa Histoire de Jules César di Napoleone III. Con qualche caduta, come quella celeberrima, Prospero Mérimée lo aiutava nella scrittura, e non perché lui non sapesse cavarsela, ma per un grande letterato e un appoggio non da poco. In questo invece il suo predecessore era molto più indipendente, quindi dettava e la forma era ruvida, ma molto efficace e molto breve, peraltro. No? Il Précis, che ho prima ricordato, è brevissimo, sono neanche 90 pagine, mentre l'Histoire è enorme. Mérimée gli fa le ricerche. A un certo punto, Napoleone III, che aveva stabilito un buon rapporto anche con Mommsen, quindi col massimo storico di Roma, se vogliamo, e Mommsen, che tanto detestava Bismarck, guardava con simpatia l'imperatore dei francesi. Sono quelle singolari convergenze che ogni tanto nel mondo intellettuale si verificano. Chiede a Mérimée l'undicesimo libro delle storie di Tito Livio. Mérimée in imbarazzo, perché non esiste l'undicesimo libro, non si è conservato, si è persa, c'è la prima deca di Tito Livio, poi manca la seconda e si ricomincia dal libro 21, le guerre annibaliche. E lui non sa, dice, ma maestà, non esiste. Dice, non è vero, c'è nella mia biblioteca. E nella sua biblioteca in realtà c'era il supplementum livianum, scritto da un dotto uomo, Freinsheim, latinizzato Freinsemius, che era un buon amico di Cartesio. Con Cartesio era stato in Svezia, quando Cartesio aveva ceduto alla pressione della regina, che voleva imparare da lui la filosofia, e l'ha costretta ad andare a Stoccolma. Lui c'è morto poi, il povero Cartesio. Sì, ecco, un bravo dotto e ortodosso uomo come il Valsania mi dice subito, freddo da morire. Era freddo, questo è vero. Però c'è ormai la prova, devo dire, che è stato avvelenato dai gesuiti il bravo Cartesio, che erano convinti che egli stesse per convertire la regina, chissà perché, poi al protestantesimo, cosa che non era negli intendimenti di Cartesio. C'è il referto medico, è stato pubblicato da uno studioso che è anche uno scienziato, che si chiama Piss, in Germania vari anni fa, da cui si ricava chiaramente i sintomi di avvelenamento, quindi Cartesio è finito così. Peccato, perché aveva poco più di 50 anni, quindi avrebbe potuto fare tantissimo, e era arrivato lì malvisto dagli altri dotti che si aggiravano intorno alla regina di Svezia, fra cui il grande Claude Saumaise, no? Salmasius,
che odiava Cartesio perché lo considerava un nemico sul piano anche intellettuale, perché Cartesio, uomo prudentissimo, però scanzonato, e diceva il latino e il greco ma sono roba per adolescenti, poi basta, poi si passa alla filosofia, cioè alle cose importanti. Sommes riteneva che questo fosse una profanazione delle sue competenze, essendo lui grandissimo classicista. Fra Insemius è l'unico che aveva buoni rapporti con Cartesio, e ci sono anche le lettere che si scambiavano, gli appunti. Fra l'altro la regina voleva queste lezioni prestissimo, quindi a Stoccolma d'inverno alle 5 del mattino. Effettivamente questo ha dato una mano alla liquidazione del povero filosofo freddoloso. Ora, Fra Insemius ha fatto un'operazione pazzesca, ma utilissima in certo senso. Ha preso varie fonti di cui disponiamo, non so, Appiano, Storia delle guerre civili, il libro che piaceva a Marx straordinariamente, Velleio Patercolo, Floro, no, che raccontano spezzoni della storia che Livio anche aveva raccontato, ma che noi non abbiamo, e ha costruito il supplemento liviano. Per cui nel supplemento c'è anche il libro undicesimo, quindi l'imperatore non aveva tutti i torti quando diceva nella mia biblioteca c'è, e quindi Merimè prese in sull'uscio, gli portò il Fra Insemius e lui integrò quello che voleva scrivere. Questo è un po', diciamo così, a due facce, perché dimostra da una parte l'ingenuità scientifica dell'imperatore, però dall'altro la frequentazione di strumenti di studio non ovvi, tutt'altro che banali. Fra Insemius è uno strumento comodissimo per chi si occupi della storia romana repubblicana soprattutto. Ma la domanda che credo sia giusto porsi: il cortocircuito per cui Weber conia il concetto di capo carismatico tra il capo e la massa, nella fattispecie la massa militare, su che fondamento e su quali elementi psicologici, personali, patetici, retorici, sentimentali si fonda? Una delle pagine più dissacranti, potremmo dire, sul carisma del Bonaparte, lo ricordano tutti quanti, è quella che Tolstoi dedica alla figura dell'imperatore sul campo di Austerlitz, no? Dopo la vittoria. E c'è quella scena celebre nel romanzo, no? La guerra e la pace, in cui il protagonista perdente di quel romanzo è per terra ferito, però si salverà, il principe Andrea Bolkonski. Bonaparte lo vede e dice: ecco un valoroso. E questo valoroso non è morto perché è ancora vivo, il principe Andrea. E l'imperatore se ne accorge e quindi dice: rimediate, insomma, promuove per così dire la cura di quest'uomo che infatti sopravvive. E il principe Andrea, che è sdraiato per terra, vede, secondo il racconto tolstoiano, l'imperatore piccolissimo dinanzi a un cielo enorme, il che sta a significare l'inezia della persona del Bonaparte. E tutto il romanzo, che è un testo capitale della letteratura mondiale, è rivolto a vanificare il concetto del capo carismatico. Comincia con una scena nel salotto di Anna Pavlovna, in cui l'altro protagonista del romanzo, non perdente ma vincente potremmo dire, cioè Pierre Bezukhov, che è un filo bonapartista, che è un entusiasta del Bonaparte, mescola nella sua confusione mentale questa simpatia per Bonaparte e una sorta di giacobinismo di seconda mano, no? Il giacobinismo russo. È molto interessante considerare come lo stesso principe Andrea, figlio di Nikolai Bolkonski, che è un fedelissimo dello zar,
in cuor suo simpatizzi per l'imperatore dei francesi, ma non con l'ostentazione un po' grossolana, un po' ingenua di Pierre Bezukhov. Bezukhov si sbraccia a difendere Bonaparte in questo salotto in cui si discute, ma c'è, non so, il principe Hippolyte, ci sono degli emigré, l'assassino ha assassinato il duca d'Enghien, è indifendibile, è un criminale. E Pierre Bezukhov si sforza di dire, ma no, era indispensabile, lui ha salvato la Francia, perché ha cavato il meglio, l'essenziale della rivoluzione, l'ha saputa imbrigliare, l'ha messa sotto controllo, e qui è la sua grandezza. Scoppia uno scandalo, per cui cercano di impedirgli di continuare a parlare, e il principe Andrea salva la situazione portandoselo via, il grosso e robusto Bezukhov. Dopodiché Andrea avrà ad Austerlitz quell'incidente grave che prelude a quello ancora più grave dopo Borodino, mentre Pierre capirà durante l'assedio e l'occupazione francese di Mosca, accanto al contadino analfabeta ma profondamente cristiano, ortodosso, la vanità della personalità dominante, della modernità, dell'illuminismo, di tutto quello che i francesi invasori hanno creduto di portare in Russia, e quindi è la vittoria di una nazionalità profonda che ha annullato in sostanza la presunta grandezza dell'imperatore dei francesi. Questo ci porterebbe a trattare anche un'altra questione che di solito viene evocata e trattata con superficialità, no? Ma se ne parlava dell'intervento precedente, la Russia fa parte dell'Europa, in che misura? Il generale De Gaulle diceva che l'Europa arrivava fino agli Urali, ma pare di no, perché le ultime scoperte geografiche ci fanno intuire che non è così. C'è stata una iniziativa libraria editoriale dei romanzi europei, grande quotidiano, ha lanciato questa iniziativa e mi sono permesso di domandare chi avrebbe curato Tolstoi. La risposta è stata: ma è russo, quindi non è un romanzo europeo. E questo secondo me è molto grave, cioè rivela non solo l'ignoranza nella quale stiamo precipitando, ma anche la ottusità con cui consideriamo invece questo gigantesco problema che è il rapporto tra le due parti del nostro continente, che certamente non conterà nulla finché sarà soltanto dimidiato. Ma certo, quello è un mondo nel quale l'avventura di Bonaparte è finita come è finita. Non c'è né da rallegrarsene né da deprecarlo, ma da capirlo. Non è un caso che un pensatore come Plekhanov, a cavallo tra 8 e 900, abbia condensato la sua riflessione, ben prima di Max Weber in realtà, sulla questione il ruolo della personalità nella storia, no? E cioè se la storia la fanno le grandi masse, come Tolstoi è convinto di poter sostenere, o invece queste figure carismatiche. E Plekhanov si diverte in quell'opuscolo a sfoderare una pagina dalle memorie di Bismarck. Bismarck rappresenta, diciamo, Catexo-Ken, no? Per eccellenza, il capo carismatico, tanto che una pagina famosa di Gramsci sul cesarismo indica i vari tipi di cesarismo: Napoleone I, Napoleone III, Bismarck. In questa pagina che Plekhanov sfodera dalle memorie, pensieri, no? Si intitola il libro memorialistico di Bismarck dopo il congedo da parte di Guglielmo II, Bismarck dice: ma io quello che ho fatto l'ho fatto seguendo il caso, non avevo un piano in testa. Ho seguito una corrente storica, politica, anche contingente. Quindi, per così dire, dissipa l'idea del lungimirante facitore di storia. Ed è interessante mettere a raffronto, vediamo come tutto poi si tiene, la
pagina introduttiva del più importante, direi, commento ai commentari cesariani, pubblicato in Germania alla fine dell'Ottocento, a cura di un notevole studioso, si chiamava Wilhelm Dittenberger, che consiste nel paragone tra Cesare e Bismarck. E Cesare è grandissimo perché ha da sempre in testa il piano che poi ha attuato in tutta la sua vita, esattamente come Bismarck. Quindi Bismarck viene in certo senso comodo per smentire questa visione teleologica del grande leader carismatico che ha già nella sua mente lo sviluppo di quello che farà. Non di meno esiste il rapporto carismatico. Non si spiega diversamente il fatto che un uomo che ha portato al disastro il suo paese, no? Diceva De Gaulle di Napoleone, ci ha restituito la Francia più piccola di come l'aveva ricevuta, perché effettivamente dopo la prima e soprattutto la seconda abdicazione l'ottagono, come lo chiamano i francesi, era più piccolo. Dai tempi di Dumouriez si erano convinti che il Belgio dovesse farne parte, quindi avevano messo piede lì in via definitiva, il Piemonte era diventato un dipartimento della Francia, c'era anche il dipartimento del Tevere volendo, no? Giusto per tenere il Papa da qualche parte che non fosse San Pietro. E invece dopo la seconda abdicazione la Francia è amputata ampiamente, perde tutti i pezzi che ha via via assorbito, quindi è fuor di dubbio che il bilancio in termini di potenza sia negativo. E non di meno il mito dura non soltanto quando lui rimette piede in Francia e si ripresenta come l'uomo della rivoluzione contro l'esclavage, le rois, le tyrans, eccetera, ma anche quando è morto. E non per ricordare cose ovvie, ma un uomo prudentissimo, non solo perché timorato di Dio, ma anche perché timorato degli uomini, come Alessandro Manzoni, si sfoga per iscritto con un componimento formidabile dal punto di vista della critica storica, magari non so se sia eccelso sul piano poetico, non sono in grado di valutare questo, come il 5 maggio, ed è l'uomo che nel frattempo ha maturato la separazione sua intellettuale dalla tradizione illuministica, ha aderito ad un cattolicesimo fin troppo invadente, come succede ai neoconvertiti, no? Che sono molto più zelanti di coloro che ormai insomma, si sono assuefatti alle fedi e quindi convivono con le fedi in maniera un po' disinvolta, no? I convertiti sono pericolosissimi, no? Almeno all'inizio. È un bilancio storico formidabile quello che ha affidato al 5 di maggio, no? Addirittura questo uomo cattolicissimo diventato tale vede l'orma del Padre Eterno in quello che ha fatto Bonaparte e rinvia ai posteri un giudizio finale, perché un giudizio finale nella storia non c'è mai, è sempre provvisorio, cioè è un prodotto storico anche il giudizio che noi diamo sui personaggi storici e sulle grandi vicende, perché è convinto, la sintesi che lui fa dell'azione, no? Il Manzanar, il Reno, eccetera, rassomiglia enormemente al profilo, ma lui ne è certamente consapevole, di Cesare che fa Dante nel canto di Giustiniano, no? Cesare come fulmineo conquistatore da un capo all'altro del mondo conosciuto e in poche terzine dantesche trattato con analoga geniale capacità di sintesi che Bonaparte nel 5 maggio. È impressionante la somiglianza dello schema. Secondo me quel testo sta a raffigurare bene la forza del carisma di questo personaggio. Perché insisto su questo? Perché dopo la prima abdicazione a Milano c'è l'assassinio del conte Prina, no? Massacro di un uomo che rappresenta il potere dei francesi, e c'è una lettera
di Manzoni, che è stata valorizzata da Leonardo Sciascia in uno scritto molto bello su quel momento, diciamo così, della evoluzione mentale di Manzoni, una lettera in cui lui dice: hanno fatto bene, il cattolicissimo Manzoni, hanno fatto bene a massacrare il conte Prina, che è stato fatto a pezzi. Poco dopo, pochissimo dopo, in ragione anche di quel che succede a Vienna, delle delusioni che vengono dal congresso per il destino del nostro paese, Manzoni fa un pezzo per il proclama di Rimini di Gioacchino Murat, quindi già rifluisce in un orientamento che si ispira, anche se Murat ha tradito il Bonaparte, non ne parliamo, poi i grandi leader hanno una presa carismatica, ma non hanno assolutamente la capacità di mettersi intorno persone leali e men che meno di trovare dei successori o eredi, tranne Cesare, che ha individuato Ottaviano sedicenne e ha puntato su questo ragazzo malaticcio geniale che non ha deluso. Ma se pensiamo alla storia del secolo XX, gli eredi dei grandi capi carismatici sono stati una grande delusione, l'entourage è pronto a tradire, e quindi non ci stupisce Bernadotte, non ci stupisce Murat, eccetera, i fratelli, per carità. Però quando Manzoni scrive per il proclama di Rimini, ha già capito che gli alleati, i quali hanno abbattuto il tiranno in nome della libertà dei popoli, stanno tradendo quei popoli. E questo è l'antefatto, secondo me, della valutazione storica matura, consapevole, complessa del 5 maggio. L'altro esempio che volevo portare su questa presa irresistibile, a quanto pare, riguarda un personaggio spesso molto venerato, apprezzato, da ultimo pare che quasi tutti sono liberali, no? Ai quattro angoli del pianeta, anche il nostro Presidente del Consiglio ha scritto un libro nel quale c'è scritto: io sono un liberale convinto, quindi sarà liberale anche lui. Come diceva scherzando il Carducci a De Amici, sono socialista anch'io, no? Prendendolo in giro. Benjamin Constant, no? È mostro sacro del liberalismo, non quanto John Locke, ma insomma quasi quasi. Grande amico di Madame de Stael, amico anche vittima in certo senso, no? Se uno scorre la biografia di Constant nel Roman d'Amas, che è un dictionnaire de biographie française, che è un'opera molto utile, purtroppo molto più lenta del dizionario biografico degli italiani, che almeno ormai marcia verso la lettera P, loro sono fermi alla L, la Martine. Chissà, io morirò e arriveranno alla N, mi auguro. Però è fatta molto bene, certo non ha la ricchezza straordinaria del nostro dizionario biografico, che a torto si vuole assassinare, ma invece è un'opera fondamentale, la vera storia degli italiani, quella lì. E la biografia di Constant nel Roman d'Amas è un capolavoro, con questa lestrigona, come diceva Casanova, delle donne che lo inseguivano per non perderlo, che è Madame de Stael, che non lo vuole mollare assolutamente, anche lui cerca diversivi di ogni tipo, cercando di portare motivi politici, ma niente da fare. E vabbè. E Benjamin Constant è stato vicino al Bonaparte, dopodiché influenzato anche da Madame de Stael, figlia di Necker, quindi insomma gente che non sopportava questo parvenu, che era appunto il caporale Bonaparte, se ne va anche lui in Svizzera, in esilio. Scrive parole di fuoco. Quando approda in Francia da capo ad Antibes e poi via via trionfalmente procede verso Parigi, Bonaparte, Constant scrive: Gengis Khan, è tornato Gengis Khan, il tiranno, mobilitiamo le forze, eccetera. Napoleone lo convoca, hanno un forte colloquio, dopodiché lui diventa l'autore dell'atto costituzionale, cioè il principale collaboratore di Bonaparte nei 100 giorni, e scrive, perché Napoleone parte da Antibes dicendo la spada della rivoluzione contro la controrivoluzione, poi
fa l'impero liberale, noi 100 giorni, l'impero liberale, in cui non c'è più la nobiltà dell'impero e tutta quell'incrostazione reazionaria che ha costruito dopo il 1804, però è un punto di equilibrio. Fra l'altro ha capito la lezione, essendo duttile, pragmatico, cinico al massimo, privo di qualunque riferimento ideologico stabile, no? Il grande Bonaparte, che lo hanno sconfitto in nome del liberalismo inglese, no? Che la Russia è stata la tomba della grande armata, ma il vero vincitore è l'Inghilterra, che ha mobilitato le forze contro il despota, e tanti liberali radicali, ex giacobini d'Europa si sono allineati a questa crociata contro il tiranno. Quindi lui ha capito la lezione e fa l'impero liberale. Benjamin Constant gli scrive l'atto costituzionale, che ha una vitalità brevissima naturalmente, perché nella campagna tremenda di Waterloo, alla quale Hugo ha dedicato un intero libro dentro il Miserable, come Tolstoi un intero libro a Borodino dentro Guerra e Pace, a significare la onnipresenza di Bonaparte nella letteratura ottocentesca, è vero, e termina lì il brevissimo impero liberale, e Benjamin Constant si mette agli ordini di Luigi XVIII, nel senso che Luigi XVIII torna con la Costituzione Octroyée, più liberale di così, per giunta col suffragio ristretto, ripristinato da Bonaparte durante il suo governo prima dell'abdicazione, il suffragio ristretto, non ce lo dimentichiamo, io ho elencato le sue caratteristiche diciamo reazionarie, ma non ho elencato, sbagliandolo, ho omesso il suffragio ristretto, che è la cancellazione del principio del suffragio universale sancito dalle varie costituzioni della Repubblica, non solo quella dell'anno primo, quella di Robespierre, ma anche quelle del direttorio, eccetera. E il suffragio ristretto piace alla cultura liberale, no? Benjamin Constant è il teorico del fatto che il proprietario vale 5, il professore universitario vale 2, perché è un pazzo tendenzialmente, personaggio pericoloso, e quindi il suffragio deve essere diversificato e comunque limitato. Benjamin Constant però non può sottrarsi ad entrare a vele spiegate dentro un libro, un'opera che famosissima, devo dire, Dictionnaire des girouettes, no? Il repertorio delle banderuole, che comincia ad essere pubblicato a ridosso di Waterloo. La prima edizione ha avuto 43 edizioni nel giro di pochi mesi, Dictionnaire des girouettes, nasce, diciamo, giugno, alla fine di giugno del 15, presso un editore parigino. E che cos'è? È un repertorio dei cambi di casacca, diciamo così, dei vari grandi, medi, piccoli personaggi che hanno animato la scena pubblica e intellettuale della Francia. Bisognerebbe pubblicare ciclicamente un Dictionnaire des girouettes, secondo me, in varie lingue, secondo dei singoli paesi, ma non per perseguitare nessuno, perché cambiare idea è uno dei diritti, perché la memoria dei vari cambiamenti è molto utile, anche per sapere prendere le distanze da certe personalità eccessivamente invadenti. Nel dizionario Constant figura con 3 bandierine, perché ce n'è una per ogni cambiamento. Ci sono quelli tipo Fouché, Talleyrand, ce n'hanno decine di bandierine, ma lui ce ne ha 3. Che cos'è questo dizionario? Il dizionario suscita un vespaio, opere che lo imitano, una famosissima si chiama il Dizionario dei Protei Moderni, Dictionnaire des Protei, i protei che sono quelli che cambiano faccia e aspetto continuamente, e poi c'è invece la replica, le censeur du Dictionnaire des girouettes, il censore, che replica dove possibile dicendo ma l'hanno fatto a fin di bene, che di solito è l'alibi di tutti i cambiamenti, no? Il fatto un po' gesuiticamente di dire ma a fin di bene. E nasce, e ora chiudo questa mia divagante esposizione, con questa considerazione, nasce un genere letterario che è molto importante. Il Dictionnaire des girouettes e le sue isomorfosi sono il primo nucleo di una guerra delle biografie.
che comincia da subito. L'opera va avanti fino allo Hofer, come ho detto all'inizio, che è molto schierata perché nasce proprio nell'ambiente del Secondo Impero, sotto diretta ispirazione di Napoleone III. Ma il primo tentativo organico di dare vita a un'opera di questo genere è la Nouvelle Biographie des Contemporains, la nuova biografia dei contemporanei, che comincia nel 1921 ed è quindi sotto Luigi XVIII, ad opera di una Société des gens de lettres, come si diceva. Uno di questi signori è Norvin, che è un biografo di buona parte. Dentro quest'opera, che è in moltissimi volumi, 200 colonne sono dedicate alla biografia di Bonaparte. E l'introduzione generale di quest'opera, che è un testo preziosissimo, che qualche volta mi è capitato di commentare, ricordo la data, 1921, l'introduzione generale apre dicendo: il fatto più grande della storia umana è la Rivoluzione francese. Questo si scrive e si pubblica sotto il nuovo sovrano, fratello di quello decapitato anzitempo, dopo la lunga prigionia nella prigione del Tempio. Sarebbe opera meritoria, secondo me, studiare queste varie biografie. Cito soltanto quella del generale Ney, cioè del generale che viene fucilato perché è rimasto fedele all'imperatore, con qualche sbandamento prima dei 100 giorni, come dire, per dare una lezione a quelli che hanno seguito il Bonaparte, no? E quindi diventa un eroe come simbolo di una continuità di cui soltanto nel 1830, sotto Luigi Filippo, appena insediato sul trono dalla Rivoluzione di luglio, si renderà esplicito il senso. Come dire, l'anima bonapartista che è stata schiacciata con la Terreur Blanche, no? Col terrore bianco dopo Waterloo, rimane carsicamente presente. Le biografie che vengono prodotte in quantità industriale alimentano questa continuità, che si manifesta con la Rivoluzione del 30. Col 30 tornano sulla scena gli uomini che ancora pochi anni prima si erano manifestati e compromessi coi 100 giorni. Prima si parlava della squadra straordinariamente dotata che Napoleone ha portato in Egitto, di scienziati, archeologi, eccetera. E la Description de l'Egypte viene pubblicata esattamente negli anni 30 ed è la manifestazione di quanto grande fosse stato l'apporto scientifico di quella impresa, di cui finalmente si poteva continuare a parlare. Quindi vuol dire che il capo carismatico funziona. Allora, ringrazio il professor Canfora per questo squarcio sull'universo e dintorni, sì, senza trascurare anche l'universo e tutto il resto. E c'è l'occasione per commenti, domande. No, prima avevo fatto quella domanda sulla biblioteca del nostro uomo, perché in realtà lui ne aveva fatta costituire, è un'altra trovata, devo dire, ammirevole, prima di Austerlitz. Aveva fatto raccogliere da Antoine Alexandre Barbier, no? Grande bibliografo, cacciatore di libri rari, eccetera, la biblioteca da campo, facendo costruire un baule speciale dentro il quale c'erano gli scaffali con dentro questi libri, e c'erano innanzitutto gli storici, tutto in traduzione francese naturalmente, perché il suo rapporto, ripeto, con l'erudizione era scarso e non ha mai avuto il tempo né la voglia di colmarlo. E quindi c'è gli storici romani, gli storici greci tradotti, Plutarco e anche Tacito, che lui detestava. Diceva in continuazione che è il nemico dei principi, è uno che con la sua malignità rovina un intero governo dando ascolto alle vociferazioni. Gardini. È semplicemente una stupidaggine, poi io purtroppo per voi dovrò parlare stasera, quindi no, volevo semplicemente
ricordare una cosa a proposito della biblioteca di Napoleone. C'è questo episodio ben documentato, per nostra fortuna, di come prima di andarsene a Fontainebleau l'imperatore sia piombato sulla biblioteca del castello, che formalmente ormai non gli apparteneva più, apparteneva al re di Francia, il re di Vivo, e si sia portato via qualche cosa come 800 volumi, con grande disperazione del conservatore, che poi aveva paura di doverne rispondere di persona. Questo è un episodio abbastanza ben conservato, io ci sono cascato per purissimo caso, poi ne ho fatto un uso, come al mio solito, improprio, ma l'episodio di per sé stesso è molto interessante, anche perché si vede che cosa si porta via, siamo documentati su tutto, e alcune di queste cose che erano sia a Fontainebleau, sia erano già passate alla biblioteca di Saint-Cloud, poi di Saint-Cloud, poi ripassano a Fontainebleau, eccetera, si riconoscono perché sono quelle coperte di marocchino verde con le impressioni, l'Aquila Imperiale, eccetera, eccetera. Alcune di queste cose poi sono finite alla biblioteca di Portoferraio, e qualche cosina ci deve essere ancora rimasto. Io non ho mai avuto, per un verso il piacere, per l'altro lo scrupolo scientifico di andarle a vedere, perché sono quelle cose che uno dice sempre, sì, ora uno di questi giorni, uno di questi mesi lo fa, poi non lo fa mai, però credo che ci sia ancora qualche cosa di quelle cose che poi Napoleone, andandosene anche dall'Elba, ha lasciato agli Elbani. Comunque l'episodio di Fontainebleau è molto ben documentato ed è mi sembra molto significativo dei suoi gusti, delle sue tendenze, un pochino delle sue manie, soprattutto riguardo proprio alla storia antica e anche all'erudizione. Per esempio, non so, tutto si prende tutto Buffon, ecco, e questo può essere una cosa interessante. Poi altre cose che però non ricordo più, perché non prevedevo di dover parlare di questo. Martinelli, allora, nella biblioteca dei Mulini ci sono conservati ancora un migliaio di questi libri che provengono appunto da Fontainebleau, da Saint-Cloud. Sono quello che rimangono di alcune migliaia che Napoleone aveva portato e che poi sono andati invece un po' dispersi, perché quando Napoleone va via, quello che succede molto spesso, diciamo, quelli a cui sono affidati la custodia sono i primi che le prendono. C'è un episodio famoso con i quadri che vengono tolti dalla cornice e così via. Quindi è, fra l'altro, la cosa, diciamo, l'unica, l'elemento più importante, e diciamo dal punto di vista proprio dell'autenticità in quanto oggetto, riferendosi a quello che diceva anche Giulia Tamani, che è proprio conservato ai Mulini. Quindi oggi, quando lo andiamo a vedere, sono appunto una minima parte di quelli che lui aveva portato, però sono molto ben conservati. Poi la cosa interessante, è un aneddoto anche questo, per carità, che non vorrei, però recentemente, l'anno scorso, un grande bibliofilo, che è il sultano del Brunei, è venuto spontaneamente all'Elba, è venuto a vedere la biblioteca di Napoleone ed è iniziato un percorso di guerra, perché con noi, col Ministero, è sempre un percorso di guerra, però è finito bene, perché l'altro giorno è stata presentata, diciamo, questo sultano restaurerà tutti i volumi, digitalizzerà tutti i volumi e farà anche dei miglioramenti dentro il museo per quanto riguarda la valorizzazione. Quindi la biblioteca di Napoleone, una volta tanto, ha un lieto fine. Brevissimamente, riallacciandomi, sono Ugo Parlozzetti, alle considerazioni iniziali del rapporto con l'onore e la gloria. Ecco, io ricordo in Alfred de Vigny, in quel suo magnifico libro Servitù e grandezza della vita militare, quindi scritto praticamente in rapporto a un ufficiale fedele, a Luigi XVIII, che guarda al mondo napoleonico in maniera molto complessa, e dove al termine, quando fa la conclusione di questo suo lavoro, parla proprio del ruolo, dell'importanza dell'onore per quanto riguarda lo specifico militare. Quindi in questo senso è una testimonianza molto significativa per capire anche questa persistenza della personalità di Napoleone in rapporto al mondo militare. E d'altra parte c'è anche quella testimonianza interessante dell'esercito, che rimane
repubblicano, tanto è vero che quando c'è l'incoronazione dell'imperatore c'è qualcuno che gli dice: ma che ne valeva la pena avere tanti morti per arrivare a questa buffonata, detto in francese. Quindi c'è una dimensione estremamente complessa e articolata per quanto riguarda il rapporto e il carisma di Napoleone. Vorrei accennare brevissimamente a un'altra cosa di cui lei ha parlato, il rapporto con il mondo russo. Ricordiamoci della proiezione della Russia verso l'Italia a Leningrado alias San Pietroburgo, cioè il monumento a Suvarov, liberatore dell'Italia. Ed è interessantissimo l'atteggiamento che l'uomo che ha portato Suvarov a combattere in Italia a un certo momento si rende conto che le operazioni militari, cioè l'operazione in Svizzera nel 1799, e lì capisce che sta lavorando non tanto per il re di Prussia, come si usa dire, ma per l'imperatore del Sacro Romano Impero, e quindi nei confronti dell'Austria. Cioè, poco dopo viene ucciso e Alessandro, dopo che sale al trono, ha un atteggiamento abbastanza ambiguo. Prima è contro Napoleone, poi con la pace di Tilsit si arriva al momento forse più alto dell'equilibrio europeo con Napoleone. Quindi questo è un elemento importante su cui riflettere tra l'età napoleonica e il rapporto complessivo dell'Europa nei confronti di quel mondo che poi si dichiara l'erede dell'Impero Romano, perché ancora più fortemente oggi, con la nuova simbologia che conta, lo Stato, la Federazione Russa, come simbolo, l'aquila bicipite, erede di Bisanzio, erede di Roma. Grazie. Una terza Roma non ci sarà, no? Aggiungerei una, perché ho apprezzato la chiusa che andava a saldarsi con il discorso degli uomini e delle masse, se c'aveva ragione Tolstoi o no. Però se ci fossero due glosse in più su questo, l'occhio di uno che si è consumato sulla storia, che l'impressione che gli viene, come percepisce le masse e i grandi uomini. Tu devi dire come li hai percepiti. Ma certo, è il problema dei problemi in realtà. Arnaldo Momigliano diceva in polemica molto seria con gli storici sovietici negli anni 70: non è vero che la lotta di classe è l'unico fattore di storia, c'è anche la pazzia, l'amore, cioè sono fattori di storia tanto quanto eccetera. E in questa categoria degli altri fattori di storia rientra a pieno titolo la circolarità carismatica capo masse, c'è poco da fare, eh? Il che spiega anche la perdurante forza di un mito, no? Prima si parlava dell'armée che non prende bene la commedia, no? La coreografia dell'incoronazione, ma col sottinteso che tanto non è una cosa seria, cioè lo fa perché è necessario farlo, ma in fondo non ci crede. Il che è vero fino a un certo punto, nel senso che nel cinismo totale del Bonaparte, anche tutta quella commedia del farsi mettere, anzi mettere lui stesso in testa la corona, il Papa di fronte, che è pazzesca, cioè se uno pensa che è l'uomo che ha sparato sui royalist per difendere la Convenzione, viene qualche problema. Però Balzac, no? Il colonnello Chabert, un racconto bellissimo. Chi sono quelli coi quali Chabert, ridotto in miseria, continua a farsela, a vivere? Poi c'è il problema di questa moglie, va bene, chi pensa che lui sia morto, invece non è morto, eccetera. Les Égyptiens, cioè quelli che erano stati con lui in Egitto, continuavano a chiamarsi gli egiziani. Perché? Ma no, perché era un momento di sodalizio così forte, così durevole, tra loro e col loro capo, che li ha lasciati lì, come abbiamo ricordato questa mattina, da continuarsi a chiamare se stessi gli egiziani. Quindi c'è un elemento
No, un pochino come i veterani che l'8 di maggio a Mosca sfilano perché l'8 di maggio l'Armata Rossa arrivò a Berlino, no? Anzi, incontrò gli americani sull'Elba, quindi oltre Berlino. E quindi in certo senso Putin non ha tutti i torti quando Volgograd si chiama Stalingrado l'8 maggio. Cioè in quel giorno ritorna a chiamarsi Stalingrado. Pare un colpo, devo dire, interessante proprio come presa d'atto della forza di un mito che è anche politica, non è soltanto sentimento. C'è una pagina di Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio, autore molto venerato ma poco letto, anche perché sono 37 libri di storia naturale, quindi ci vuole un coraggio per... Quando l'hanno tradotto si è messa sempre un'equipe di persone, mai uno solo. Plinio il Vecchio, a un certo punto, nel settimo libro della storia naturale, prende un pretesto che è assolutamente fragile per scrivere una sorta di comparazione fra Cesare e Pompeo. Dice, Cesare passa per essere l'uomo più intelligente della storia conosciuta. In realtà è il più grande massacratore che sia mai passato sul pianeta, un vero artefice di un'offesa al genere umano, dice Plinio, e mette in fila tutti i morti delle guerre galliche, tutti i morti delle guerre civili, e invece per Pompeo dà un ritratto molto diverso. Questo pertiene al fatto che l'elite romana senatoria è rimasta pompeiana in cuor suo, nonostante Ottaviano sia riuscito a inventarsi la restaurazione della Repubblica, ma una restaurazione apparente, smascherata dal fatto che morendo lascia un erede che invera il principio monarchico della dinastia, il principio dinastico. Però, siccome ha governato per più di 40 anni, dal 27 avanti Cristo al 14, quando finalmente è morto, c'è la Repubblica restituta, no? Ma questo non ha commosso l'elite che è rimasta pompeiana in cuor suo. Il calcolo che fa Plinio è simile a quello del Libro Nero pubblicato in Francia e poi in Italia, in cui si addebitano al comunismo anche i morti della Seconda Guerra Mondiale, che in realtà è un po' strano, sono milioni di russi morti, ma non perché come dire, l'attacco tedesco alla Russia è un fatto indiscutibile e quei morti sono la conseguenza di quell'attacco. Però nei calcoli inserire anche questo per fare, come si dice nel gergo commerciante, buon peso, è una manovra idiota, ma che comunque ha avuto un quarto d'ora di celebrità. Plinio fa la stessa cosa, perché tutti i morti delle guerre civili è un calcolo abbastanza fazioso, perché si può discutere a lungo se il passaggio del Rubicone sia stato un'insurrezione contro i poteri dello Stato o una risposta a una iniziativa sopraffattrice del Senato, di cui peraltro abbiamo il racconto di parte nel primo libro del Debello Civili. Ciò non toglie che le legioni restano fedeli alla memoria di quest'uomo, ammazzato a tradimento in Senato, per un tempo lunghissimo. Quel libro straordinario, fondato su fonti che non abbiamo più, ma importantissime, come la storia delle guerre civili di Seneca, padre, i commentari, l'autobiografia di Ottaviano, eccetera, che è appunto Appiano, storia delle guerre civili, nel libro terzo, che descrive il momento più confuso del dopo Idi di Marzo, no? Dopo Idi di Marzo Cicerone previgente aveva detto ammazzatemi anche Antonio perché sennò la partita si riapre, e dice Bruto sarà un cuor di leone ma un cretino perché ha lasciato in vita la persona più pericolosa. Però Antonio sul momento ha una paura terribile, è convinto che quelli hanno vinto e quindi scappa. Shakespeare, geniale, ha messo in versi esattamente gli ultimi capitoli del secondo libro di Appiano,
tutta la faccenda del funerale, il discorso, Bruto, un uomo d'onore, è tutto di peso ricavato da questo libro straordinario che è appunto Appiano. Quindi ridiventa un cesariano, però è l'uomo che ha accettato il patteggiamento, il famoso compromesso, l'amnistia del Tempio della Terra. Gli assassini non sono assassini e quindi sono liberatori, perché loro si chiamavano i liberatori e i cesariani li chiamavano gli assassini. In cambio mi approvate gli Acta Cesaris, quindi una situazione paradossale. Se quelli sono liberatori, gli Acta Cesaris sono illegali, altrimenti quelli sono assassini, oppure annulliamo gli Acta Cesaris. Questo compromesso dura poco. Un protetto di Cesare, Dolabella, che era l'ex genero di Cicerone, e diventa console al posto di Cesare perché consul suffectus subentra a Cesare, propone che le Idi di marzo siano festa tutti gli anni. Fa distruggere l'altare che era stato creato per il genius Cesaris. Poi si riaggiusta anche lui e va bene. Che cosa spinge i vari capi cesariani in lotta tra loro a rimettersi d'accordo? La pressione delle truppe, delle legioni. Cioè le legioni impongono l'incontro di Bologna tra Ottaviano, Antonio e Lepido e li costringono a mettersi d'accordo. Hanno il loro interesse a mettersi d'accordo in quel momento. Però la pressione delle legioni, in nome di che cosa? Delle partes cesaris. Dicono, e Appiano riferisce questo certamente prendendolo dalle memorie di Augusto, che loro erano pronti a rimanere nel servizio anche dopo la scadenza del servizio. Noi non torniamo nelle nostre colonie di origine, municipi, eccetera. Restiamo qui, anche senza il soldo militare, perché noi siamo gli uomini di Cesare. Hanno fatto una vitaccia. Cesare non ha esitato neanche dinanzi alle decimazioni, però li riconquistava demagogicamente, no? Quando c'è un ammutinamento di cui Cesare ovviamente non è affatto lieto, perché campagne continue eccetera, decide di parlare alle truppe. Ottaviano sul campo di battaglia era scadentissimo, Cesare era il suo esatto contrario. E come li chiama? Quirites. E loro si sentono declassati, cioè non più soldati, ma cittadini. E basta quella parola per cui loro chiedono, implorano il perdono di Cesare, e Cesare li ha in pugno da capo. Questo fa parte di quel meccanismo. E credo che sia giusto per chi si occupa di storia, cerca di capire la centralità, come dire, dell'esperienza storica, che sia giusto prendere atto di questo meccanismo specifico, che ha un fattore psicologico, emotivo, culturale, sociale, perché spesso anche questo contribuisce. La plebe romana è un gruppo sociale declassato e parassitario, le legioni sono il nerbo del cesarismo, quindi sono un ceto sociale il cui peso politico viene valorizzato dal fenomeno del cesarismo, il rapporto diretto col capo, mentre quei parassiti dei grandi proprietari terrieri che stanno in Senato vengono ridimensionati. Quindi c'è un elemento, si diceva una volta, progressivo nel cesarismo, nonostante tutti questi aspetti inquietanti e talvolta addirittura allarmanti. Abbiamo detto prima, non so se ho soddisfatto la tua curiosità morbosa, ma tutto, più di questo non saprei dirti. Mentre, no, mi piaceva ricordare a proposito dell'attività culturale promossa da quest'uomo, un mio amico carissimo, filologo Insigne, diceva: Napoleone, un enfant mal élevé. Un ragazzo maleducato, ma non nel senso che si metteva le dita nel naso, nel senso che aveva un'educazione solo militare praticamente. Però è l'uomo che progetta e fa realizzare
la traduzione e commento dei grandi autori greci importanti, non so, la Geografia di Strabone, la Periegesi di Pausania, come dire, delle opere che lui dice sono utili ancora adesso, e quindi mette subito un'equipe, vengono a rapporto dall'imperatore e gli dicono: abbiamo già tradotto i libri tal dei tali. E lui ascolta, potremmo dire un po' mussolinianamente rispetto a Giovanni Gentile che gli spiega come è fatta l'Enciclopedia Italiana, il rapporto di questi signori che gli dicono: Strabone è già fatto, ora passiamo agli altri autori. Lui lo leggeva in greco? No, lo leggeva nella traduzione francese, magnifica, fatta allora, che tuttora viene tranquillamente utilizzata come base fondamentale, diciamo, per gli studi sulla geografia greca. Ecco, questa capacità di pensare anche l'organizzazione della cultura come grande industria, questo è tipico suo, eh? Si può negare. E con questo ringraziamo.